Adesso lasciamo Ofl e andiamo verso Reykjavik, quindi torniamo praticamente quasi al punto di partenza. Sono circa 540 km, circa 6 ore di viaggio. Siamo qui, facciamo tutta questa strada, questo qui, 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 arriviamo. Stiamo andando verso la cascata di Svartinov. Svartifoss. Dividi Svartifoss. Di Svartifoss. Sono circa 1,6 km da dove abbiamo lasciato la macchina in salita. Mangiamo. Questo è uno dei danni che ha fatto il vulcano durante l'eruzione del 2010. E siamo appena arrivati a Reykjavik di fronte al nostro ostello. Buongiorno dalla stanza 23 del bus hostel e inizia un'altra giornata. Buongiorno, oggi meno un grado, vento forte e adesso capiamo che cosa fare. Il vento soffia forte! Verso il fiume caldo, oggi fa veramente freddo, vento, temperatura intorno al grado, un grado, l'acqua è tiepida, tendente al caldo. Pessima idea, pessima idea, pessima idea. Ah, ah, scotta, scotta, scotta. Fammi capire com'è freddo. Il costume si è ghiacciato, è diventato rigido, però ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena. Mamma mia, che botta ragazzi! Uff. Ci stiamo preparando per andare via. È tutto spento, ma sono le 8:30 di mattina. Last trip. Bye. Bye. Quasi 1,500 km percorsi. E tu a che parte stai? Ma sono uscito proprio dall'aeroporto, sto dove stanno i taxi. Di ritorno dall'Islanda, ecco. Francesco D'Antonio, arrivato in terra italiana.